stonatura di Angelo Lombardo. Sentiamo Natale Bruno. Colorito abbastanza, edotto e soprattutto dotato di una buona memoria, è stato in vena di rivelazione il pentito catanese, ex santapaoliano, passato poi nelle file del Can Cappello e infine tra i Laudani, Eugenio Studiale, al processo per voto di scambio al presidente della regione Raffaele Lombardo e a suo fratello Angelo. Chi si aspettava colpi di scena, la richiesta di rinvio dell'udienza dopo l'imputazione coatta per concorso esterno in associazione mafiosa o addirittura la contestazione dell'aggravante dell'articolo 7, ci è rimasto deluso. La procura, come se nulla fosse successo, come se il GUP Barone non avesse deciso per l'imputazione coatta, è andata avanti celebrando il processo che rischia comunque di diventare un pastrocchio giudiziario. Studiale, collegato da una località segreta in videoconferenza, ha fatto solo in tempo a riepilogare il suo curriculum criminale. Poi è entrato nel vivo dei due episodi che ha già raccontato la procura: la bastonatura di Angelo Lombardo per le mancate promesse elettorali, episodio che gli è stato raccontato da un santapaoliano di primissimo livello, Carmelo Santocono, rivelando tra l'altro la notizia inedita che anche il presidente Raffaele Lombardo rischiò di prendere botte da parte della mafia. Testualmente mi disse che ce l'ho medico, scusi per la verità, per riferire testualmente cosa mi disse Santo, però contemporaneamente mi disse che era stato maschio, se l'aveva portato l'uomo veramente perché non aveva denunziato, proprio conoscendomi, anche perché mi disse che se non fossero cambiati sarebbe toccato al presidente direttamente in prima persona prendere le stesse botte o qualcosa in più. Il secondo episodio riferito da Studiale è stato quell'incontro avvenuto in via Pola di fronte alla segreteria politica dei Lombardo, che lui assieme a Buda ebbe con l'autista dei Lombardo, tale Zappalà. Fu in quell'occasione che si parlò dell'interessamento della mafia per i Lombardo. Studiale, incalzato dal pubblico ministero, ha detto che suo cugino Privitera gli aveva riferito che stavano muovendo mari e monti. Vedo che si stanno impegnando al massimo per questa candidatura di Raffaele Lombardo, ma come se ne parla quando c'è un'elezione, cioè dicendo che tutti si prodigavano per far salire Raffaele Lombardo perché era una persona, era un amico, una persona per bene, che non avrebbe deluso nessuno, che avrebbe dato i posti di lavoro, le solite barzellette che si raccontano prima della Magnatola. Nel controesame dei legali di Lombardo hanno parlato solo i difensori di Angelo Lombardo. Alla domanda perché Studiale non ha riferito nei tre interrogatori precedenti i particolari detti oggi, il pentito ha risposto che col tempo ha ricostruito molti dettagli.